Cominciamo subito questo primo, secondo tempo. Facciamolo al meglio. Vediamo se riesco a saltarli. Questo è fallo, bello e buono. Non c'è cartellino. Vediamo se posso fare qualcosa, mi infilo. Niente da fare. La palla è ancora nostra, vediamo se riesco di nuovo ad infilarmi e tenere la palla. La mette in mezzo di testa, non ci arriva. Poteva essere rigore quello, però non lo è. Non sono capace di recuperare una palla, invece sì, attenzione, è incredibile. Miracolo, miracolo, sì, avviene il miracolo, ma noi che facciamo, noi coglioni dell'Ajax? Ripartiamo. In scivolata gliela passo. Incredibile. Che cosa fa quel coglione? Mi fa un cross incredibile che non ci arrivo nemmeno a pagarlo. Attenzione perché questi sulla fascia sono pericolosi. Attenzione, solo tra l'altro in mezzo. Lasciamo libero, lasciamolo libero. Sì, vai, così, tanto al massimo prendiamo gol e perdiamo, non è che può succedere niente. Attenzione perché gli faccio un passaggio che non può sprecare. Invece sì, lo fa. Però meno male che l'ha sprecato con me. Re, te. 2-1 al 72esimo. Adesso abbiamo già la coppa in mano, però dobbiamo fare molta attenzione. Attenzione perché la partita non è ancora finita. Io e le mie rime pazzesche, incredibili. Attenzione lo salto. Attenzione lo salto. Ancora mi sta attaccato al culo. Ci posso provare a giro? Ancora niente da fare. Attenzione al contropiede. Attenzione al contropiede. Attenzione. Attenzione. Il portiere voglio vedere cosa fa adesso. Si fa saltare come un coglione, cosa può fare? Di nuovo 2-2, di nuovo. Assurdo, assurdo tutto ciò. Assurdo. Assurdo. Incredibile. Non è possibile una cosa del genere. Vediamo se ci arrivo. Magari lo posso saltare, mi accentro. Ok, mi accentro. Attenzione. Ci posso provare a tirare gol. Gol. Un gol incredibile! Un gol incredibile! 3-2! La ribalto! La ribalto! Non era facile questo gol! Non era facile! Bellissimo! 3-2! 3-2! Adesso sì che abbiamo la coppa in mano! Se sprechiamo questa occasione veramente, veramente mi ritiro da questo club! Recuperate la palla, me ne vado anche io in difesa per evitare ulteriori scandali. Non accetto, non accetto, non accetto. Un'altra. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, sì. La coppa è nostra. Ad alto livello, ci tenevano in maniera particolare a questa competizione. Lo si era visto già dalla prima partita, Pierre. Non era facile oggi. La pressione era notevole, ma una volta in campo hanno dimostrato di volere la vittoria a ogni costo. E il resto è storia. Cerimonia di premiazione che entra nel vivo, è il momento più atteso, è il coronamento di un viaggio partito da lontano, i sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta da alzare al cielo. Un premio meritato per il grande lavoro svolto, Pierre, per tanti sacrifici fatti per arrivare a questo successo. Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare un trofeo ed è quello che sta per succedere loro oggi. Molte loro colleghe e colleghi vorrebbero essere loro posto, fidati.
È incontenibile la gioia dei tifosi sulle tribune, la coppa viene mostrata, c'è l'euforia, sono immagini meravigliose, sono immagini straordinarie dello sport. Sì Pier, non c'è gioia più grande che festeggiare una vittoria così importante insieme ai propri tifosi. Sono loro l'anima di questo sport, la benzina per la testa e per le gambe di chi va in campo. È il momento più atteso, è la foto di gruppo con la coppa da custodire come una reliquia, come un ricordo incancellabile. Una foto che vale più di mille parole, Pier. Ricordi indelebili, una giornata indimenticabile. Questo è soltanto l'inizio, perché questo è solo il primo dei tre trofei che andremo a vincere quest'anno, ovvero il campionato e ovviamente l'Europa League. A proposito di Europa League, eccoci qua con il ritorno Ajax-Liverpool 1-2. Adesso a casa nostra gli dobbiamo fare il culo così proprio. Attenzione a Liverpool che riparte subito. C'è il portiere. Passaggio sbagliatissimo. Però vabbè, dai. Dobbiamo assolutamente segnare. Vediamo se lo salto. Difficile saltarlo, anche perché sono tutti chiusi, incredibile. Ora loro fanno il giochetto del contropiede, ovviamente stanno vincendo, non hanno nulla di da perdere. Ovviamente adesso, cioè, in realtà hanno tutto da perdere perché stanno vincendo, volevo dire, non hanno nulla da attaccare, basta difendersi e vincono. Ovviamente ripartono in contropiede, vanno a fare altri gol e si metteranno al sicuro se segnano. Questo noi lo dobbiamo evitare, ma vogliela dire questi qua. Passamela. Ovviamente in fuorigioco. Ha provato il tiro, ma un tiro fasullo. Attenzione a Liverpool che attacca. Calcio d'angolo. La battono corta, provano a saltarci, ribattuta, però un passaggio sbagliatissimo, prova la botta, è incredibilmente, palla nostra e contropiede, vediamo se lo salto, non so cosa fare, lo salto, attenzione c'è il tiro, e il portiere c'è perché il tiro era abbastanza centrale per nostra sfortuna. Ok, sto cazzo, perché questi passaggi qua non li voglio vedere. Ma perché adesso vanno a ripartire? Non li possiamo più recuperare se questo vanno a segnare. Alza la testa, la mette in mezzo. 1-0, non ha sbagliato. Adesso diventa impossibile. Al 45esimo fare due gol. Impossibile ora. Le squadre tornano negli spogliatoi. Impossibile adesso ovviamente abbiamo anche il morale super basso, quindi diventa ancora più difficile. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina, dai che se segniamo subito c'è l'occasione di recuperare. No, Dio Camaia dei Dio, non è possibile. No, dai, questa no, è truccata questa cosa qua, no, non ci voglio manco credere quello che è successo. Si fa portare via il pallone, prendile e passa, dai, peccato, è truccato, è tutto truccato qua, non è possibile che succeda una cosa così, dai, davanti alla porta Alexis. Me la tira in quel modo, dai, non è possibile proprio.